Il malvagio, cioè colui che ha nel cuore la cattiveria, il male. Il profeta dice: avvicina il malvagio, cerca di convincerlo a non fare più il male. E tu hai questo dovere: se il malvagio si sarà convertito, bene. E tu hai il tuo premio, ma tu lo devi annunciare. Se invece il malvagio non ti ascolta, ma tu lo hai avvisato, bene, il malvagio morirà col tuo peccato, ma tu sarai salvo e non devi rendere conto a nessuno, perché tu come sentinella hai aiutato il per la tua bontà, perché tu come ministro, come sentinella, hai fatto quanto ti era dovuto. E il maestro, il Vangelo, entra più in profondità di questo rapporto, di questo discorso. È lo stesso, ma è molto, molto più profondo nella sua proposta. Se il tuo fratello non prenderà una colpa contro di te, va e ammoniscilo, fratello isolato, è una forma di delicatezza. Va e ammoniscilo. Non fare chiasso per il male che ha compiuto. Cerca di convincerlo in un rapporto veramente riservato. Se poi vedi che ancora continua a fare del male, riprendilo alla presenza di alcuni fratelli, perché non abbia a dire nessuno me lo ha detto. Tu come sentinella, direbbe il Signore, tu come sentinella mettiti al sicuro ancora questo fratello richiamato alla presenza dei due testimoni, continua a pregare e passa la parola alla bambina. Se ancora continua a pregare, allora si è allontanato dalla bambina, perché evidentemente non ne può sentire di conversione. E allora tu consideralo come un pagano o un pubblicano. Pagani e pubblicani sono coloro, nel discorso di Matteo, che non fanno parte della comunità dei credenti. Chi è ostinato nel fare il male non è degno della redenzione. Intendendo l'espressione come colui proprio che non ne vuoi sentire parlare di redenzione. Se uno non vuole redimersi, si autoesclude dalla comunità, ma non sarà mai il Signore a escludere, perché il Signore vuole la salvezza del peccatore. Vuole dà alla comunità delle sentinelle, ma non soltanto.
con la caratteristica della
Gli italiani e i